La pazienza non è segno di debolezza, è la fortezza d'animo che ci rende capaci di portare il peso, di sopportare. Sopportare il peso dei problemi personali e comunitari ci fa cogliere la diversità dell'altro, ci fa perseverare nel bene anche quando tutto sembra inutile, ci fa restare in cammino anche quando il tedio e l'acidia ci assalgano. L'elogio della pazienza è nato, potremmo dire, già qualche anno fa nella mia mente. Era la struttura di un libretto che avrei voluto scrivere. Durante il lockdown ho ripreso le cose e le ho messe su carta. Come si articola il percorso del volume? Il percorso del volume sono 4 capitoli, 4 figure, 4 storie, 2 coppie, Agostino e Monica, Francesco e Chiara d'Assisi. Monica, la pazienza di saper attendere i tempi di Dio, perché Dio ha i suoi tempi che non sono quelli di Monica. Agostino, la pazienza come perseveranza nella ricerca. Ricerca Dio alla fine lo trova. Francesco è il martirio della pazienza perché deve esercitare, diciamo così, accetta la sofferenza fisica, la sofferenza spirituale. E Chiara è la pazienza come tenacia nell'obiettivo, come non stancarsi, no? Perseguire un obiettivo ed essere paziente finché non lo si raggiunge. Ecco, ma che cos'è la pazienza e a che cosa serve? La pazienza, dunque, è la capacità di vivere bene, a mio avviso, quelle situazioni che Dio ci chiede di vivere, quasi riconciliati con la situazione che Dio... viverla in pace. Non significa solo sopportare, perché sopportare è un atteggiamento più passivo, ma significa sposare, ecco, quelle situazioni che io devo vivere e quelle condizioni in cui mi è richiesto, il che non è facile. A volte succede che alla pazienza con cui Dio lavora il terreno della storia e anche lavora il terreno del nostro cuore, noi opponiamo l'impazienza di chi giudica tutto subito. Adesso o mai? Adesso. E così perdiamo quella virtù, la piccola ma la più bella, la speranza. Eppure la pazienza è una merce rara nel nostro mondo. Perché secondo lei? La pazienza è una merce rara perché, vede, la pazienza viene anche da una grande capacità di sacrificio. E oggi la cultura intanto ha abolito il sacrificio. È una cultura tutto subito e senza sforzo. Anche un bambino sa aspettare i tempi del pasto, del pranzo. Come ha fame deve mangiare. Mangia continuamente fuori pasto. E non mangia pasto perché ha mangiato fuori pasto. Come viene lo stimolo deve essere soddisfatto. E non sappiamo più aspettare. E non sapendo più aspettare, però, ci manca la gioia dell'incontro. Perché ricorda il sabato del villaggio, la gioia è nell'attesa più che nella festa. Sente, come si presenta l'impazienza e come mai è così frequente? Beh, l'impaziente oggi è frequente proprio perché nessuno sa più aspettare. E quindi quando io non tengo, le cose devono essere sotto il mio controllo, continuo. La pazienza mi richiede di accettare le cose che non sono sotto il mio controllo, di accettare i tempi degli altri, come Monica che deve accettare quelli di Dio. Ma questo è sempre più difficile oggi, perché quando uno parla immediatamente è soddisfatto. Abbiamo bisogno di questa pazienza, per non restare prigionieri della lamentella. Alcuni sono maestri di lamentelle, sono dottorati in lamentelle, sono bravissimi nel lamentarsi. No, ma non che la lamentella imprigiona. Ma la pazienza si può coltivare, si può imparare, la si può alimentare? In che modo praticamente? Beh, la pazienza certo che si può imparare. Si impara con sforzo, come tante cose. E sono di quelle virtù che si acquisiscono con grande sforzo e si perdono a volte con grande facilità. Però la pazienza si può imparare con grande esercizio.
anzitutto nel mettersi in ascolto. Molte volte siamo impazienti anche perché non sappiamo ascoltare l'altro e non sappiamo metterci nella prospettiva dell'altro, ma leggiamo le situazioni degli altri con gli occhi nostri e filtriamo tutto in funzione nostra. Quando avviene uno stop a queste attese, andiamo in tilt. Questo è un dramma. Si può acquisire, ecco, con grande esercizio su di sé, ma è possibile, perché no? E alla fine è anche bello, perché la persona paziente è una persona serena. Su cosa puntare in particolare per riconoscere la pazienza e apprezzarla? Ma come si riconosce la pazienza? Ma io credo quando si vede una persona... La persona impaziente è sempre irata, è ombrosa, non sorride, sorride poco. La persona paziente è la persona che è riconciliata con le situazioni e con la vita e sa sorridere anche. È chiaro che questo è un criterio parziale, perciò già il sorriso, la dolcezza sono degli effetti della pazienza e quando si vedono quegli effetti, come dire, sono segno che dietro può esserci molto facilmente una persona paziente. Non perdere il senso dell'umorismo, per favore. Questo ti aiuta tanto. E l'antichiacchiericcio, saper ridersi di se stessi, delle situazioni, anche degli altri, con buon cuore. Ma non perdere il senso dell'umorismo. Anche l'umorismo aiuta. Ah, l'umorismo tantissimo. L'umorismo aiuta intanto a prendere le distanze da sé, a non prendersi troppo sul serio e quindi ad accettare anche le situazioni, gli stop che vengono dall'esterno, la pazienza. Anche voi sacerdoti siete impazienti? Molte volte purtroppo sì, e credo che questo non faccia bene, perché la persona impaziente è una persona che molte volte non sa attendere i tempi dell'altro. Non è un buon segnale. Molte volte noi ci troviamo in situazioni in cui vorremmo dare tutto per scontato, vorremmo subito raccogliere frutti, ma bisogna ricordare quel passo del Vangelo, dice uno semina, uno miete, nel capitolo 4 di Giovanni, l'incontro con la Samaritana, Gesù dice a un certo punto, dice qui si realizzò il detto, uno semina e uno miete. A noi, vede, è chiesto di seminare. Non sappiamo il tempo della raccolta, ma la persona paziente è la persona che non perde speranza. Sa che qualcuno raccoglierà. E allora bisogna entrare in una prospettiva di fede, di carità, cioè accettare che un altro possa raccogliere quello che io ho seminato, e nella speranza, nella certezza che qualcuno raccoglierà. Credo che ecco, le tre virtù teologali siano necessarie in questo percorso. Senta, perché leggere questo libro? Ma io credo perché leggere questo libro, perché mi pare che la società sia sempre oggi un po' più impaziente. Posso usare un termine poco usuale, diciamo i ragazzi dicono quello è schizzato, no? Quando uno i ragazzi dicono è schizzato, è una persona impaziente, uno che esplode facilmente, uno che non... Ecco, mi sembra che queste situazioni aumentino sempre di più. E allora già solo leggere qualcosa sulla pazienza, o meno porsi il problema e la questione della pazienza, è già un passo per cominciare a lavorare in quella direzione. Abbiamo bisogno della coraggiosa pazienza di camminare, di esplorare strade nuove, di cercare cosa lo Spirito Santo ci suggerisce. E questo si fa con umiltà, con semplicità, senza grande propaganda, senza grande pubblicità.